recupero case popolari. Nuova legge sul servizio civile. Sedute pubbliche per le commissioni. Per il futuro della cavallerizza. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 31 marzo il Consiglio regionale ha approvato le leggi sull'autorecupero degli alloggi di edilizia pubblica e sul servizio civile regionale e in seconda lettura la modifica statutaria per rendere pubbliche le sedute delle commissioni consiliari. L'Assemblea ha poi discusso e approvato diversi atti di indirizzo, di solidarietà al popolo armeno nel centenario del genocidio, per ristabilire il sabato di vacanza a Carnevale, per progetti scolastici che avvicinino gli studenti agli sport invernali, per istituire gli stati generali della cultura, per realizzare punti free wifi nelle zone rurali, perché il Parlamento garantisca il pagamento dei crediti pregressi di aziende dell'autotrasporto fornitrici ILVA, per il ripristino della scorta Pino Masciari e per la tutela delle acque. In primo piano. Il Consiglio regionale ha approvato la legge sull'autorecupero nelle case popolari. Il provvedimento prevede che gli alloggi oggi sfitti per carenza di manutenzione vengano assegnati a chi è in graduatoria, a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare gli interventi necessari, i cui costi saranno rimborsati o scalati dall'affitto. La norma è limitata al patrimonio di edilizia pubblica. Dopo il fondo salva sfratti e dopo le misure urgenti per l'emergenza abitativa, questo disegno di legge servirà a dare da subito la possibilità a tantissimi cittadini che sono in lista d'attesa di poter fare i lavori in un momento tra l'altro difficile anche per le casse della regione per fare le manutenzioni in più di 800 alloggi che hanno bisogno di queste ristrutturazioni. L'autorecupero nelle case ATC servirà da subito o nei prossimi mesi a dare almeno a 250 famiglie subito l'alloggio. Una prima vittoria dopo tante mobilitazioni perché si raddoppia il numero delle case popolari che si assegneranno quest'anno. È però una vittoria un po' mutilata perché se fosse passata la nostra proposta di Fratelli d'Italia le unità abitative assegnabili sarebbero state più di 10.000. Sicuramente tutta un'altra cosa, noi continueremo su questa battaglia per cercare di rendere l'autorecupero un sistema integrato e non limitato alle case ATC o chi è in graduatoria per la casa popolare. Il Piemonte ha una nuova legge sul servizio civile. Il provvedimento, che stanzia 200.000 euro per promuovere nuove progettualità, ha l'obiettivo di istituire e aggiornare l'albo degli enti di servizio civile, esaminare e verificare i progetti, informare e realizzare attività formative in materia e gestire i rapporti con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e gli altri soggetti coinvolti. La Regione Piemonte insieme si mette in fila insieme alle altre regioni del nostro Paese per offrire nuove opportunità ai giovani. I giovani attraverso il servizio civile possono sperimentare veramente occasioni per lavorare per la coesione sociale, far crescere la coscienza civica del nostro paese e anche un'occasione per orientarsi all'interno delle professionalità per cercare di coglierle e poterle mettere a frutto. Quindi ci pare che ci siano tutte le condizioni per fare veramente per dare un servizio positivo alle nuove generazioni. Mi sembra un ottimo provvedimento quello approvato perché praticamente si apre alla sperimentazione sociale per quanto riguarda il servizio civile regionale, alla cittadinanza attiva, anche a quella che è la formazione possibile, formazione professionale dei giovani appunto piemontesi. Io ho dato un piccolo contributo con un emendamento che praticamente consente la partecipazione dei giovani piemontesi al corpo civile di pace nazionale. Con una votazione all'unanimità l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato in seconda lettura la proposta di legge presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle per modificare le norme dello statuto e rendere pubbliche le sedute delle commissioni permanenti consiliari. Le forme saranno individuate nel regolamento interno del Consiglio regionale. Le commissioni cultura del Consiglio regionale della città di Torino si sono riunite a Palazzo Lascaris in seduta congiunta. All'ordine del giorno il futuro dell'area della cavallerizza a Torino, il progetto di recupero e riqualificazione della struttura, da tempo riconosciuta patrimonio UNESCO, danneggiata da un incendio doloso lo scorso agosto, sarà sostenuto anche da fondi europei.
Si è svolta una commissione congiunta tra la Commissione Cultura del Comune di Torino e la Commissione Cultura della Regione Piemonte. Insieme abbiamo affrontato il tema del recupero della Cavallerizza, che investirà anche fondi europei che gestisce la Regione, con lo scopo di restituire ai cittadini un grande patrimonio culturale, artistico e architettonico. Stiamo discutendo questo protocollo e siamo molto curiosi di vederlo, perché è tantissimo tempo che si dice che si troverà un modo per valorizzare la Cavallerizza senza che venga svenduta ai privati, mettendo insieme tutti i soggetti, e quindi vogliamo vedere effettivamente innanzitutto se la valenza culturale sarà veramente tutelata, in secondo luogo come si inserirà il progetto partecipativo, perché noi pensiamo che sia fondamentale che in quella zona comunque ci sia una partecipazione di tutti i soggetti interessati per arrivare a definire qual è il progetto più opportuno per appunto valorizzare quell'area che è importantissima. Il Consiglio delle Autonomie Locali, il 1 aprile, ha espresso parere favorevole al disegno di legge per il riconoscimento del Verbano Cusio-Ossola come provincia montana e alle proposte di legge sulla disciplina dei nuovi servizi di trasporto pubblico, Uber, e sul contrasto all'abusivismo in materia di trasporti. Durante la seduta, il vicepresidente della Giunta ha illustrato i principali impegni di spesa e riduzioni sul bilancio 2015 e per il triennio 2015-2017.